Buon pomeriggio allora mh, strategia di scalping starete notando sicuramente come i mercati eh, anche sul valutario sono molto volatili eh, ho appena scritto sul canale del cambio dollaro americano contro dollaro canadese per cercare di ovviare a questa volatilità lo abbiamo detto tante volte ebbene anche mh, avere nel proprio bagaglio di conoscenze di trading una buona strategia di scalping o una o più strategie di scalping magari applicabile a più strumenti io tendo a focalizzarmi su un paio di strumenti vi dico la verità perché poi quella è secondo me la, la soluzione migliore e in modo particolare tendo a concentrare la mia attenzione sul DAX eh, il DAX che eh, oggi ha dato diverse occasioni di trading, eh, alcune molto, molto interessanti. Eh, vi ho spiegato come mh, poter utilizzare questa tecnica anche solo sul DAX, però dal mattino al pomeriggio le cose possono cambiare. In che senso? Nel senso che il mattino solitamente. Quando non abbiamo Wall Street la liquidità è concentrata principalmente in Europa e quindi si dice che è l'Europa che guida, che fa da traino, a meno che non subentrino chiaramente delle notizie particolari che vanno a influenzare anche i future americani e quindi eh, abbiamo un sostanziale movimento anche dei, degli indici americani. E a quel punto il DAX ovviamente eh, segue però mediamente diciamo che è l'Europa quella che traina quindi la mattina possiamo focalizzarci sul DAX senza doverci preoccupare più di tanto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti mentre per quanto riguarda il pomeriggio eh, è bene anche controllare ciò che sta succedendo negli Stati Uniti perché se scendono gli Stati Uniti scende l'Europa e viceversa salvo chiaramente delle eccezioni eh, vi sto dicendo questo perché qua sul DAX a 30 minuti, eh, a un minuto, scusate, vedete con la strategia insomma che sono andato a spiegare come si sia generata un'occasione rialzista proprio oh, insomma negli ultimi minuti. Ve la faccio vedere il segnale è questo. Che sto indicando, era un buon segnale subito uh, da prendere in considerazione perché siamo sopra la media 633 siamo con un momentum in fase positiva. Stessa cosa per la media mobile dell'indicatore, stessa cosa per l'RSI. Ma cosa che dovrei fare prima di entrare in posizione in questo caso? Dovrei andare a controllare cosa sta combinando l'SP500 e andiamo a caricare sul grafico l'S&P 500 per scoprire cosa? Che anche in questo caso siamo intorno alla media 633 periodi. Queste sono quelle situazioni diciamo che non è che convincano più di tanto, quindi in queste circostanze forse è meglio stare anche alla larga, ma comunque sia stiamo vedendo come l'S&P stia dando un segnale ribassista, quindi il DAX in questo momento eh, non l'avrei preso in considerazione. Come eh, segnale rialzista, o meglio, non avrei preso in considerazione quel segnale rialzista, andiamo a rivederlo. Eh, siamo in una fase di lateralità, può darsi anche che vada bene per carità, però, se andiamo a vedere anche gli altri indici americani, passiamo al Nasdaq. Vedete che anche qui siamo attorno alla media, quindi non mi convince più di tanto. Eh, quando siamo troppo attaccati alla media è bene attendere un attimo ora sappiamo che la media 633 è un ottimo supporto o un un'ottima resistenza quindi qui potrebbe anche esserci adesso una ripartenza al un rialzo degli indici americani e eh? quindi seguiamo questa situazione perché potrebbe essere quel segnale sul DAX anche buono da prendere in considerazione tra l'altro vedete sugli indici americani avevamo avuto già un segnale rialzista dopo un test della media 633 eh, l'abbiamo Ritestata quindi questo potrebbe essere eh, un segnale di ripartenza. Vediamo il Dow Jones se abbiamo una sincronia perfetta. No, non abbiamo una sincronia perfetta. qua siamo su un trend in questo momento ribassista. Quindi non abbiamo tutti gli indici allineati. Ragione per cui, quella operazione sul DAX io in questo momento non l'avrei fatta. Eh, torniamo però sul DAX perché prima di tutto ciò vedete che al mattino insomma gli indici americani i future americani erano al rialzo torniamo sul DAX e andiamo a vedere come ci si poteva comportare oggi perché allora abbiamo aperto la giornata con eh, il DAX sopra la media 633 periodi allora ingrandiamo togliamo lo scorrimento automatico tick by tick e andiamo a vedere quello che è successo stamattina e che cosa si poteva eventualmente fare allora più o meno, eccoci qua, l'apertura è avvenuta, eh, siamo su questi livelli, vedete che si arrivava alla sessione asiatica, a fase di consolidamento, media 633 al ribarco, o meglio, il prezzo era sopra la media 633, trend rialzista, prima operazione, già con questa candela avrei potuto sfruttare poi un eventuale movimento, e, eh, però se volevo attendere, potevo entrare qua, avrei messo uno stop molto stretto di 5 punti, se ne andate a prenderne 20. Ottimo rapporto rischio di rendimento, 1 a 4, per capirci, cosa è successo? Il DAX è sceso, quindi potevamo anche far smaltire la volatilità iniziale. Vedete, come sono aperte le bande. Eh, andiamo a prendere in considerazione un altro segnale generato da questa candela, ok? In questo caso. Vediamo che tutti i filtri dalla nostra parte qua. Però, lo stop sarebbe stato un po' più ampio perché se l'avessi messo qua sotto sarebbero stati 19 punti. 19 punti. Questo sta a voi decidere se insomma assumervi questo rischio oppure no, se fossi entrato, su questi massimi avrei fatto 9 punti più o meno quindi non mi sarebbero bastati. Ma continuiamo a scorrere, vedete eh, lo stop l'avrei messo qua sotto. Abbiamo detto, con questa discesa non mi avrebbe preso lo stop. Il DAX avrebbe continuato la sua risalita verso, diciamo, questi massimi. Vediamo se qua ci siamo. Eh. Allora, andiamo a prenderci la nostra croce e qui già siamo sui 20 punti. Quindi qua già mi sarei ripagato la mia operazione. Rapporto di scredimento 1 a 1. E quindi un'operazione ci poteva stare. Poi se avessi aspettato, vedete che i massimi sono stati anche ritoccati. Quindi, insomma, quell'operazione sarebbe andata bene, ma ne avrei potuto fare altre ne avrei potuto fare un'altra qua avrei messo lo stop qua sotto e ci sarei rientrato probabilmente su questi massimi con il rapporto di, di rendimento 1 a 1 insomma sarei potuto entrare qui e subito avrei potuto insomma ripagarmi la mia operazione sarei potuto entrare qui e mettere uno stop più stretto perché se fossi entrato su questa candela avrei messo uno stop qua sarebbero stati 8 punti ne avrei preso 8 9 perfetto e poi vedete che eh, qui volendo insomma andiamo a vedere perché poi abbiamo i nostri filtri e non dimentichiamocelo questa candela vedete eh, sì probabilmente questo sarebbe stato un falso segnale perché non è una strategia perfetta e quindi falsi segnali ci possono stare però stop molto stretto i 5 punti amen non, non sarebbe stata la fine del mondo e poi il trend cambia si passa vedete su un trend di bassista e già Qui potevo fare qualcosa di interessante perché se fosse entrato su questa candela avrei messo lo stop sopra questo massimo e sopra la media 633 sarebbero stati 8 punti e 14 punti di eh, gain più o meno quindi rapporto di screndimento 1 a 2 poi lateralizza insomma però avete visto avrei già fatto a questo punto 3-4 operazioni buone poi si torna su trend rialzista Nuovo segnale, questo non mi piace tanto perché fu riuscito alle bande, avrei preso più in considerazione questo segnale andando a mettere uno stop come consuetudine sotto il minimo di swing precedente che è questo, sono 10 punti, poi se voglio metterlo per sicurezza sotto insomma, la media mobile sarebbero stati 18 punti, spinge subito 14 punti, qua non mi va a prendere lo stop, sale qui e sono 26 punti, quindi altra bella operazione. Adesso, cosa sta succedendo? Guardate, adesso sta provando ad accelerare, quindi quel segnale probabilmente poteva essere anche buono. E vedete come con questa semplice strategia potete fare diverse operazioni al giorno, molte delle quali sicuramente in profitto. Ok? Io, proprio per affrontare i periodi di volatilità, ripeto, avete visto oggi come si è comportato, come stanno comportando le valute, no? il canadese si è rafforzato poi è sceso poi si è rafforzato nuovamente eh, insomma c'è molta volatilità c'è nervosismo sui mercati per tutta la questione delle, delle dinamiche commerciali quindi lavorare su time frame così bassi che vi consentono di entrare ed di uscire molto velocemente dal mercato quindi essendo meno soggetti a picchi di volatilità vi danno la possibilità di far fronte anche a delle operazioni sul forex che non sono così Immediate, così semplici e ve lo ripeto: io questa strategia la utilizzo anche sul Forex, ad esempio sull'euro dollaro o comunque sui cambi principali. Ma su grafici a 5 minuti, in maniera tale da prendere movimenti un po' più corposi rispetto al minuto, dove chiaramente stiamo parlando di pochi pips, perché gli strumenti sono meno volatili sicuramente degli indici. Ok? Questo è eh, quello che mi premeva assolutamente sottolineare. Poi, adesso sto cercando un attimo di Diversificare anche sul forex in che senso? Nel senso che sto riprendendo un attimo, visto che comunque nell'intrade c'è molta volatilità, delle dinamiche legate più al multi day, quindi magari su grafici a 4 ore, su grafici daily, in maniera tale da poter comunque riuscire a. a ovviare proprio alla volatilità so che eh, in quel caso bisogna mettere degli stop più ampi ma se vogliamo comunque evitare appunto questa volatilità intraday che può dar molto fastidio lo vediamo perché ci sono movimenti eh, su e giù anche di 30 40 pips senza una vera direzione e eh, allora a quel punto meglio lavorare su time frame più ampi e meglio avere una buona strategia di scalping che ci consenta appunto di fare delle belle operazioni ad esempio sul DAX o ad esempio sugli indici americani chiudiamo dando uno sguardo all'SP500 per capire se è ripassato no vedete che l'SP500 è debole stranamente il DAX sta tenendo eh, qua c'è una bella accelerazione di bassista quindi suppongo che il DAX potrebbe anche ma sta tenendo abbastanza bene andiamo a vedere il Nasdaq che solitamente o il Russell 2000 che è un ottimo indice che ci dà un'idea eh, del trend. È, è debole, quindi vedete: con l'operazione sul DAX probabilmente eh, non era da fare, l'ho detto, non l'avrei fatta io personalmente. Perché comunque gli indici americani stanno mostrando debolezza, quindi attenzione perché il DAX potrebbe adesso seguire a ruota. Infatti, vedete che sta già insomma un pochino. Eh, eh, però sta riuscendo a tenere è strano per il, per il DAX e siamo in chiusura e eh, quindi adesso c'è l'asta di chiusura eh, sui titoli quindi insomma sono un attimino dinamiche legate anche alle chiusure delle, delle, delle borse europee e poi vadremo, una volta chiusa le, la sessione europea sicuramente a comandare totalmente sarà l'America quindi attenzione a questi ribassi perché potrebbero anche presupporre delle ulteriori accelerazioni da parte degli indici americani e del DAX, ok? Eh, direi che adesso è tutto. Vi arriverà a breve questo video. Vi saluto e vi do appuntamento sul canale.